La città tedesca di Busingen che si trova in Svizzera, i confini più strani del mondo. Busingen am Ockrain è un piccolo comune tedesco di circa 1500 abitanti interamente circondato dalla Svizzera. Si trova sul fiume Reno all'interno del cantone svizzero di Sciaffusa, l'unico a nord del fiume, ma politicamente appartenente al land tedesco del Baden-Württemberg. A lungo sotto il controllo dell'Austria, le ragioni di questo status particolare si rinvengono in motivi religiosi che spinsero la città di Busingen a professare il cattolicesimo e a scontrarsi con la vicina e protestante Sciaffusa. Nel 1918 si svolse un referendum con il quale il 96% degli elettori manifestò la volontà di passare alla Svizzera, che, ciò nonostante, rifiutò l'annessione. Nel 1939 la Camera dei Lord britannica, poco dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, chiese formalmente al comune di unirsi alla Svizzera, ma tale richiesta venne respinta sia dal municipio di Busingen sia per motivi di neutralità dal governo elvetico. Nel 1964, con il Trattato di Busingen, entrato in vigore nel 1967, le due nazioni stabilirono le condizioni di gestione dell'exclave tedesca, che economicamente entrò a far parte dell'area doganale svizzera e i cui residenti, equiparati ai cittadini elvetici, hanno facile accesso al mercato di lavoro svizzero. Oltre al paesino principale, Busingen ha anche una piccola frazione, Stemmer, la quale condivide una frontiera con Sciaffusa. La moneta più utilizzata è il franco svizzero, nonostante l'euro sia quella legale. La locale squadra di calcio è l'unica tedesca a giocare nel campionato svizzero. Per i casi urgenti è possibile affidarsi alle due polizie, ma gli agenti elvetici in generale arrivano più rapidamente vista la vicinanza, mentre i servizi di posta e telecomunicazioni sono duplici. Ultimamente il numero di abitanti sta letteralmente diminuendo, considerata l'alta pressione fiscale tedesca che sta spingendo molti cittadini a trasferirsi in Svizzera. Anche se ciò viene bilanciato sia dai servizi di welfare garantiti da Berlino, che spingono altri tedeschi a spostarsi nell'enclave, sia per via degli affitti più bassi che richiamano pensionati svizzeri. Non a caso l'età media della cittadina si sta alzando. Da segnalare che in caso di guerra o situazione d'emergenza, la Svizzera è tenuta ad assicurare l'approvvigionamento dell'enclave, ma non è responsabile della sua difesa militare che spetta alla Germania. In sintesi, l'enclave vorrebbe diventare Svizzera a tutti gli effetti, ma il solo referendum non basta. La Costituzione tedesca vieta di cedere parte del territorio nazionale, mentre la neutralità svizzera impone di non acquisire nuovi territori. Nonostante ciò, i suoi cittadini continuano a sentirsi totalmente svizzeri e a festeggiare ogni 1 agosto la festa nazionale svizzera che ricorda la nascita della Confederazione Elvetica.